a uno dei due firmatari della prossima, del prossimo speech, delle prossime parole, e prima di lasciarvi alle parole dotte e molto articolate e sapienti di Enrico, volevo dirvi qualcosa che io sento in questo momento rispetto alla ricerca. Come sapete, come mestiere io ho fatto ricerca e all'interno dell'analisi transazionale fin dagli anni 90 ho cercato di introdurre la ricerca. E mi manca una lavagna, però disegno nell'aria. Voi tutti conoscete molto bene uno schema fatto di tre dischi. Conoscete anche che al centro c'è un disco che si chiama A, e sapete anche che il disco che si chiama A ha una doppia funzione, quella alloplastica, cioè di cambiare l'ambiente, e quella autoplastica, cioè di cambiare la struttura interna. Sono parole di Edoardo Weiss, che è il maestro degli stati dell'io. È stato analizzato da Federn e come Verne è stato analizzato da Federn. Quindi non sto dicendo nulla che va al di là del come dire, linguaggio di noi analisti transazionali. Che cosa ci serve questo? Questo ci serve perché anche rispetto alla ricerca noi abbiamo compiti verso l'esterno e compiti verso l'interno. I compiti verso l'esterno sono, nelle parole di Rino 30 secondi fa, che il mondo accademico, il mondo della clinica, in questo momento ci sta chiedendo la capacità di cambiarci per rispondere alle richieste che ci servono per sopravvivere, scusate il termine. Questo necessariamente comporta una ristrutturazione interna, comporta la capacità di andare a leggere come noi ci strutturiamo rispetto a questo compito. E allora andiamo a leggerci la palla di sotto. Nella palla di sotto ci sono altre tre piccole palle. Una si chiama G1, una si chiama A1 e una si chiama B1 nel nostro gergo. Allora, molto della ricerca che stiamo facendo, che è stata fatta, o molto dell'atteggiamento dell'analisi transazionale nei confronti della ricerca, più che una a due, è un a uno, cioè è mosso dall'intuizione, è mosso dalla, se volete, dalla relazione, dal bisogno, dalla capacità di sentire l'efficienza e l'efficacia, per usare termini ancora di Rino un poco fa, però non è ancora consolidato da A2 e potrebbe esserci il rischio che questa modalità, se la portiamo avanti non in sufficiente legame tra A1 e A2, contamini A2, cioè che noi pensiamo di fare ricerca. Sicuramente abbiamo i risultati, se dopo non sto svalorizzando l'intuizione, se dopo casomai ci diciamo qualcosa, che noi pensiamo di fare ricerca, ma in realtà non stiamo facendo la ricerca necessaria per la 2, e in questo caso la 2 a volte è durissimo, perché le richieste di ordine internazionale per riuscire a dire questa è ricerca sono pesantissime. E sono così pesanti che uno dice, no, io rimango nel mio spazio intuitivo che funziona, e vi giuro che funziona, non a caso faccio il terapeuta, rimango in questo spazio e non mi piglio la briga di fare tutta la fatica necessaria per evolvere da un A1 a un A2 anche in ambito di ricerca. È chiaro? Quindi è vero che dobbiamo sorridere, però, come diceva Fabio, e cioè, da un lato
mantenere tutte le nostre capacità di essere delle persone efficienti ed efficaci nella nostra relazione terapeutica, ma dall'altro trovare tutti gli strumenti perché questo che noi sentiamo e che proviamo intanto non sia un po' grandioso e un po' magico, perché a volte corriamo anche questo rischio, e in secondo luogo che riusciamo a renderlo digeribile da questo a due un po' ossessivo e un po' richiedente in questo momento, ma questa è la sopravvivenza, e quindi fare opportunamente questi conti. Questo è possibile da un punto di vista sperimentale, da un punto di vista metodologico, il cammino c'è, non è un cammino standard, e dovremmo insegnare anche a quelli di A2, e Enrico in parte dice queste cose con un linguaggio diverso dal mio, dovremmo insegnare a quelli di A2 che ci sono dei modi per preservare A1 e ci sono dei modi che sono metodologicamente serrati, solo che sono onerosi, richiedono fatica, l'evoluzione costa. Siamo di fronte a questo video. Queste sono le mie parole. Buongiorno a tutti. Sono un analista transazionale, faccio prevalentemente clinica, credo nell'analisi transazionale, mi piace, penso che sia efficace. Detta questa premessa, oggi avrò il ruolo di Cassandra, avrò il ruolo di mostrarvi alcune cose rispetto a come l'analisi transazionale è percepita all'interno della comunità internazionale dei ricercatori in psicoterapia. A voi non dirò quanti siamo e quanto siamo bravi, perché già lo sapete tutti quanti. Tralasciamo anche le review già pubblicate su DJTRP e in altri luoghi all'interno del contesto analitico transazionale, che sottolineano quanto l'analisi transazionale abbia una base di ricerca non sufficientemente sviluppata, e andiamo a quello che dicono alcuni tra i maggiori ricercatori in psicoterapia al mondo. Ogni tanto i maggiori ricercatori in psicoterapia si incontrano intorno a un tavolo e si dicono: ma secondo voi, tra 10 anni, che cosa accadrà nel mondo della ricerca? Che cosa accadrà nel mondo dei modelli di psicoterapia? E l'ultima volta che l'hanno fatto, Norcross, per chi di voi è addentro ai modelli psicodinamici e di psicoterapia, è uno dei massimi nomi al mondo attualmente, hanno stabilito che i modelli che avranno il maggior declino saranno quello junghiano, quello freudiano classico, l'analisi transazionale. L'analisi transazionale precisamente è all'ultimo posto. Se si riuscisse a non vedere questa barretta sarebbe molto interessante. Però non so come si fa con questo computer. La schiaccio e la sposto. Voilà. Ce la mettiamo qua. Insomma, ok, è all'ultimo posto. Questo è un punteggio medio che i direttori di numerose riviste in psicoterapia, coloro che hanno scritto la storia della psicoterapia mondiale, che sono 56 autori che hanno scritto la più grande trattazione storica dei modelli di psicoterapia, nonché un manipolo di ricercatori che già 10 anni prima aveva fatto questa cosa, hanno risposto alla domanda: quale prevedete che sia il modello che avrà il maggior sviluppo o il maggior declino? E qui vedete chiaramente la percezione che l'analisi transazionale ha nel mondo scientifico. Questo è un dato piuttosto drammatico, perché significa che la comunità internazionale degli analisti transazionali non è riconosciuta dalla comunità internazionale dei ricercatori in psicoterapia, non è riuscita a dialogare con gli altri modelli di psicoterapia, portando ad una posizione di insularità che è estremamente pericolosa per la sopravvivenza dei modelli di psicoterapia. Continueremo a lavorare nei nostri studi, state tutti tranquilli.
ma probabilmente nei prossimi decenni il concetto di analisi transazionale è destinato a sbiadirsi, se non a sparire. Possiamo ancora fare qualcosa. Il motivo per cui siamo in difficoltà è che c'è un'enorme pressione politica per far sì che questo povero Occidente sia curato anche negli aspetti psicologici e non solo medici. Per cui il Consiglio della Comunità Europea ha invitato tutti i Paesi membri ad affrontare il problema dei common mental disorders all'interno della primary care. Che cosa significa? I servizi sanitari di tutti i Paesi membri della Comunità Europea sono stati invitati a trovare strategie per occuparsi dei common mental disorders, che segnatamente sono ansia, depressione, disturbi lievi e moderati di personalità. Questo ovviamente ha scatenato una competizione tra tutti i modelli di psicoterapia per dimostrare che loro erano il miglior modello per curare tutti i common mental disorders. Cosa succede se non si entra in questa competizione? Si rimane fuori dal riconoscimento dei sistemi sanitari nazionali. È un problema in Italia allo stato attuale? No, abbiamo un ordinamento tale per cui le scuole sono abbastanza poco toccate dal fatto di avere prove di efficacia per ora. Però chi di voi è a capo delle scuole avrà sicuramente notato che le relazioni ministeriali diventano sempre più esigenti sulla richiesta di prove di efficacia del proprio governo. E ogni anno la pressione per dimostrare la propria efficacia sta aumentando. Pensate alle ultime 5 relazioni ministeriali, chi di voi le compila. Svezia, Gran Bretagna e Germania hanno già visto l'esclusione dai rimborsi nazionali dell'analisi transazionale. La Germania per la seconda volta è stata proposto il modello e per la seconda volta è stato rifiutato. Come membro del TDRC, Comitato per lo Sviluppo della Ricerca dell'EATA, e per lo sviluppo teorico della ricerca dell'EATA, sono stato contattato dalla presidentessa dell'analisi transazionale svizzera e dal presidente dell'analisi transazionale spagnola, i quali in modo accorato e abbastanza preoccupato mi hanno detto: qua in Svizzera il Ministero ci ha chiesto prove di efficacia, mi dite per favore quali sono le nostre prove di efficacia? E io ho dovuto rispondere: guarda che non ne abbiamo, non ce ne sono. Ma come? Ci sono centinaia di migliaia di articoli di ricerca sull'analisi transazionale? Sì, è vero, ma non a un livello qualitativo sufficiente per soddisfare i criteri richiesti dal Ministero svizzero. Quindi il problema non è tanto fare ricerca e pubblicarla su riviste a tiratura più o meno limitata. Il problema è fare ricerca che soddisfi i criteri che scelgono i ministeri. Ovviamente i ministri sanno poco o niente di queste cose, a chi si appoggiano? Alle grandi associazioni scientifiche, Society for Psychotherapy Research e similari. E chiedono a loro: scusate, ma oggi un buon modello di psicoterapia come va valutato? Dopo vi farò vedere i criteri svizzeri. Stessa cosa in Spagna. L'analisi transazionale è stata accusata di essere una pseudoscienza paragonata ai fiori di Bach e rischia la chiusura. In Svizzera non essere riconosciuti significa la chiusura degli istituti. Ok? Hanno un ordinamento diverso dal nostro, non saremo toccati direttamente da questa cosa. Ma se l'Europa tende ad uniformarsi, non essere riconosciuti può significare dover chiudere gli istituti. La scuola svizzera di analisi transazionale ha chiuso. Oggi non conviene dire che siamo analisti transazionali in Svizzera. Non è una buona pubblicità. Questi sono i criteri scelti dal Sistema Sanitario Nazionale Svizzero per accreditare i modelli di psicoterapia. Chiedono studi sull'efficacia o studi sull'efficacia clinica. Diciamo che la prima è un'efficacia sperimentale e la seconda è un'efficacia clinica. A sinistra sostanzialmente ci sono i trial clinici randomizzati. A destra ci sono studi sul campo, quindi non randomizzati, ma che comunque prevedono il confronto tra gruppi, oppure che siano anche senza gruppo, ma che prevedono un confronto intragruppale.
Okay? Sono sostanzialmente gli studi che riusciamo a fare all'interno dei centri clinici senza randomizzazione, che richiede davvero uno sforzo enorme e ha dei costi impressionanti. Un trial clinico randomizzato costa circa 100.000 euro, per intenderci. Okay? Tutte le ricerche che abbiamo fatto in analisi transazionale fino ad oggi non soddisfano questi criteri. Tra questi criteri c'è, per esempio, che i metodi statistici siano chiaramente descritti e che gli strumenti utilizzati per valutare il cambiamento siano validati da pubblicazioni internazionali. Per cui qualunque strumento noi utilizziamo non validato da pubblicazioni internazionali, attenzione, non basta che sia scritto in inglese, di fatto non possono essere adotte come supporto dell'efficacia della psicoterapia. Magari esistessero ricerche a sostegno, basterebbe inviarle al Ministero svizzero e gli svizzeri ci sarebbero giornalmente riconoscenti. Purtroppo le ricerche attuali non hanno questi criteri. Non deprimetevi. C'è una speranza. Adesso ve la racconto. Intanto, quando si dice empirica di supporto treatment, si intende un trattamento supportato da prove di efficacia. Ma quali sono queste prove di efficacia? In buona sostanza sono almeno due trial clinici randomizzati, oppure un certo numero di casi singoli. Il problema è che la strada della ricerca sui casi singoli è accettata da alcune comunità scientifiche, tipo l'American Psychological Association, non è accettata da altre comunità scientifiche, tipo il Ministero svizzero. Quindi la strada dei casi singoli in sé per sé, che è stata seguita per esempio per la validazione del modello di Widdowson per il trattamento della depressione, è a rischio. Non è l'unica strada, cioè non possiamo affidarci solo a quella strada. Una buona notizia, consapevoli di questi rischi, l'analisi transazionale londinese, il Metanoia Institute, si sta attrezzando per fare dei trial clinici randomizzati. Probabilmente cercheremo tutti di collaborare a questo sforzo titanico. Nel frattempo, in Italia si è sviluppata una tradizione single case che ora vi mostro come può collaborare a questo sforzo. Vado un po' veloce per recuperare un po' di tempo. Intanto, capiamoci su che cos'è un disegno clinico, un disegno sul caso singolo. Sostanzialmente è un disegno che utilizza come confronto non un altro gruppo, ma come stava il paziente prima dell'inizio del trattamento, per cui è un confronto intrasoggetto. Se io ho l'ansia 10 all'inizio del trattamento e ho l'ansia 2 alla fine del trattamento, posso ragionevolmente dedurre che si sarebbe mantenuta costante se non fosse iniziata a questo punto la terapia. Dopo che è iniziata la terapia si osserva una diminuzione. Questo è il disegno classico AVR, okay? Dove A è la fase iniziale di assessment, B la fase di trattamento e l'altra A è rappresentata dal follow up, in cui non c'è più il trattamento ma si misura ancora la persistenza dei benefici ottenuti. Questo disegno è poco adatto alla pratica clinica. Molto più adatto sono i disegni a baseline multipla, in questo caso concorrente. Nei disegni a baseline multipla, molto facili da applicare, lo dico per chi di voi magari vuole, che ne so, impiantare in Spagna una ricerca di questo tipo, no? Ci fosse magari un volontario spagnolo, volesse fare, ce l'abbiamo, ma pensate, non l'avrei mai detto. Comunque, se uno spagnolo volesse a poco costo impiantare una ricerca, sicuramente potrebbe utilizzare questo disegno di ricerca, dove i pazienti vengono randomizzati in condizioni in tre condizioni diverse, per esempio iniziando dopo 3, dopo 6 o dopo 9 sedute di attesa il trattamento. Il fatto che ci siano dei lag differenti, quindi un paziente resta 3 settimane senza iniziare il trattamento, oppure 6 oppure 9 settimane, questo lag
permette una notevole forza statistica nel dire che è stato proprio il trattamento a causare il cambiamento, proprio perché ci sono baseline multiple che concorrono tra di loro. Questo è possibile farlo nei centri clinici perché spesso abbiamo delle liste di attesa, per cui è abbastanza facile creare un sistema di randomizzazione attraverso, all'interno di queste condizioni. Inoltre si può anche avere una baseline non concorrente, dove non tutti i pazienti iniziano lo stesso giorno. Primo maggio iniziano tutti i pazienti, alcuni dopo 3 settimane, alcuni dopo 6, altri dopo 9. Questo è abbastanza difficile da fare nei centri clinici. Ma nei centri clinici è abbastanza facile che vengano randomizzati, per cui quando il paziente arriva, alcuni inizieranno subito dopo 3 settimane, altri iniziano dopo 9 settimane. Il confronto tra questa baseline e la fase di trattamento permette di ottenere un effect size significativo di quel trattamento, e gli effect size possono essere meta-analizzati tra di loro in modo da ottenere un unico effect size e compararlo con gli effect size ottenuti da altri modelli attraverso trial clinici randomizzati. Vedremo tra poco qualcosa su questo. Oltre ai disegni SCID che vi ho appena presentato, ci sono anche i disegni H-SCID ermeneutici, dove invece viene privilegiata una dimensione di significato. Ne ho parlato molte volte e in questa giornata non ne parlo. Abbiamo fatto diverse pubblicazioni per sostenere il modello di trattamento di Widdowson per la depressione utilizzando i disegni ermeneutici. Tuttavia vi posso dire che sono clinicamente ricchissimi. Fanno crescere tantissimi i ricercatori e i clinici che li utilizzano perché sono una fonte di approfondimento clinico estremamente significativa e tuttavia hanno un impianto pesante dal punto di vista delle pubblicazioni, nel senso che richiedono un'enorme quantità di energia. Mentre gli SCID che vi ho presentato prima sono estremamente leggeri e uno degli obiettivi della mia presentazione è quello di farvi venire l'acquolina in bocca e di partecipare ai vari progetti che verranno presentati nel corso della giornata odierna e di domani, in modo da creare portali web che raccolgano informazioni da psicoterapeuti da tutto il mondo e mostrino gli effect size dell'efficacia dell'analisi transazionale. Ve ne parleremo più dettagliatamente dopo. Vi voglio presentare brevemente 4 passaggi fondamentali che sono stati proposti da alcuni ricercatori in psicoterapia per i modelli di psicoterapia marginalizzati ed emergenti. L'analisi transazionale al momento è considerata un trattamento marginalizzato in quanto non supportato empiricamente. Per quanto ci siano moltissime critiche sui randomized clinical trial, una su tutte, forse la più letale, quella del 2014 di Western, Novotny e Thompson Brenner, che immagino qualcuno di voi conosca. In quella review delle fragilità dei randomized clinical trial, questi autori hanno letteralmente demolito l'idea che si dovrebbero utilizzare, sia possibile utilizzare i randomized clinical trial nella ricerca in psicoterapia. E tuttavia, la loro autorevolissima voce non ha modificato le scelte dei ministeri. Quindi, restare in una posizione di i randomized clinical trial non sono la strada giusta, smettiamo di utilizzarli, è come scioperare in quarta superiore per la pace nel mondo, andando a bersi lo spritz con gli amici. Ok? Dobbiamo, non possiamo più farlo. Stiles, Hill ed Elliott propongono 4 step per sviluppare la ricerca in psicoterapia dei modelli marginalizzati come l'analisi transazionale. Il primo è condurre una serie di studi sistematici sul caso singolo. Siamo abbondantemente dentro questa fase e il portale web che lanceremo in queste giornate dovrebbe servire ad estendere al maggior numero di voi la possibilità di contribuire con un caso all'anno a questo enorme progetto. Il secondo è quello di costruire un network di ricercatori, cioè voi, clinici ricercatori, che possano
raccogliere a basso costo attraverso il portale delle informazioni quantitative significative e fare operazioni di benchmark rispetto ai valori normativi mondiali. Che cosa significa questa cosa? I benchmark sono degli indici numerici, tipo se una persona in Inghilterra fa un trattamento per la depressione, che effect size mostra mediamente? Diciamo 0,8, che è un buon effect size. Quindi se noi abbiamo la media nazionale degli inglesi e dimostriamo che i nostri pazienti hanno una media di 0,8, possiamo ragionevolmente dire che il trattamento analitico transazionale ha lo stesso effetto osservato in Inghilterra per i pazienti sottoposti a trattamento per la depressione con vari modelli. Questa operazione è accettata dalle riviste scientifiche e permette di supportare la validazione di un modello. Non vi garantisco che è sufficiente, perché come avete visto, poi in Svizzera scelgono gli RCT e o fai quelli o non fai niente, no? Devi avere gli RCT, non garantisco che basti, ma è già un modo di aggregare casi singoli facilmente raccolti da ciascuno di noi per ottenere risultati pubblicabili e significativi. Il terzo passo è che questi gruppi di ricercatori partecipino come terapeuti a piccoli, medi, trial clinici randomizzati, confrontandosi con modelli di psicoterapia che hanno lo stesso problema. Per esempio, sono in contatto con la Società Psicanalitica Relazionale di Roma e loro hanno lo stesso nostro problema, no? O diciamo che siamo tutti psicodinamici alla Abbas, che ha dimostrato l'efficacia del suo modello, ma se uno poi vuole dire no, io non sono come Abbas, io ho una cosa diversa, no, io punto sulla relazione, poi devi dimostrare che se sei diverso sei efficace tanto quanto Abbas, ok? Cioè il giochetto della differenziazione, io non sono come te, io faccio una roba un po' diversa, è costosissimo dal punto di vista della ricerca. Ti conviene dire sono uno psicodinamico freudiano, classico, hanno dimostrato l'efficacia, quindi siamo a posto, faccio come loro, però allora devi iscriverti all'International Psychoanalytical Association, non puoi fondare la Società Italiana di Psicanalisi della Relazione. Capite il giochetto drammatico qual è? Se fondi la Società Italiana di Psicanalisi della Relazione devi dire che sei diverso e devi dimostrare che la tua diversità è efficace tanto quanto gli altri, almeno con un trial clinico randomizzato 100.000 euro. Quindi se volete fondare un nuovo modello di psicoterapia analitica transazionale, prima procuratevi 200.000 euro e fate due trial clinici randomizzati. Il quarto punto, oppure fatevi una casa al mare e... E poi vengo a trovare. Vengo a trovare e ci raccontiamo di quando esisteva l'analisi transazionale. Il quarto punto sono le politiche di rete, ok? Politiche di rete significa iscriviamoci alla Society for Psychotherapy Research, facciamo ricerca con i ricercatori italiani che aderiscono alla Society for Psychotherapy Research, mandiamo dati che l'analisi transazionale esiste, è sul territorio, è efficace, è collaborativa. E quando i referenti italiani della Society for Psychotherapy Research saranno convocati ad un tavolo del Ministero della Sanità italiano, potremo telefonare a questi rappresentanti e dire: caro presidente della Society for Psychotherapy Research, ti ricordi che io ho partecipato a 12 ricerche che tu mi hai proposto? Ora, per favore, ricordati di noi. Fai in modo che i criteri di inclusione dei modelli di psicoterapia in Italia considerino i disegni ermeneutici, i disegni single case, le meta-analisi di casi singoli, ovvero tutto quello che vi sto proponendo oggi, ok? Che sono ricerche a bassissimo costo e facili da condurre. Ecco, questo è l'essenziale. Direi che è importante ancora... zero minuti, direi che è importante dirvi che questo è un effect size, ok? Queste sono le
pubblicazioni pubblicate su DJTRP di Widowson e Benelli, sono 9 pubblicazioni in totale, se non ricordo male, forse 11, e 0,98 è l'effect size ottenuto. Se noi facciamo benchmark, ovvero lo confrontiamo con i risultati degli RCT sulla depressione, questi sono i risultati mondiali degli RCT, quindi tutti gli studi RCT sulla depressione sono contenuti in questo grafico, quello che voi vedete è che l'analisi transazionale si colloca piuttosto bassina. Questo qui è il livello della remissione del sintomo senza nessun tipo di cura, l'analisi transazionale si colloca qua, e questo è il livello minimo atteso per un trial clinico randomizzato in laboratorio. Ok? Quindi l'analisi transazionale non è mica tanto efficace. Tuttavia, tutti i nostri studi non sono studi di laboratorio, sono studi sul campo. Comorbidità, pazienti che sono sia ansiosi che depressi, che hanno un disturbo di personalità e via dicendo. Quindi dobbiamo utilizzare benchmark, non degli RCT, ma dei trial clinici sul campo. E allora le cose cambiano decisamente. Qua confrontiamo l'analisi transazionale con tutti i siti di ricerca che hanno partecipato allo IAPT inglese. Per chi di voi non lo sa, lo IAPT è un progetto del governo inglese di rendere la psicoterapia usufruibile ai cittadini a rapido accesso, a bassa soglia di accesso, per cui il cittadino va dal medico e il medico gli dice vai a fare una psicoterapia per la depressione. Okay? Questi sono i risultati misurati col THQ9 della depressione e coinvolgono mi pare 30.000 soggetti, quindi è un dato estremamente forte. Ognuno di questi centri ha ottenuto un effect size che va da 0,4 a 0,8. L'analisi transazionale? Di più. È rossa ed è all'estrema destra. È una delle poche volte. Tuttavia, allora, nei forest plot essere a destra conviene tanto, ok? Fa proprio tanto, perché significa sei più efficace di tutti gli altri. Okay? Quindi è chiaro che questo discorso che io vi sto facendo vedere non è valido perché io ho usato 11 casi e il benchmarking non è possibile farlo se non ci sono almeno 100 casi. Ma ci siete voi. Se ognuno di voi si registrasse sul sito, registrasse il suo caso e portasse i suoi dati, aggiungersi sui dati, poi vi spiegheremo come, arriveremo rapidamente a poter pubblicare un articolo in cui diciamo guardate che l'analisi transazionale è tanto efficace quanto il miglior sito inglese che applica lo IAPT. Mica poco. Bene, allora vi ho tolto i sogni, adesso avremo 2 giorni per ricominciare a sognare, come diceva prima. Grazie.